Quando ho finito di scrivere questo libro, ho pensato di farlo sapere a una persona che, tanti anni prima, mi aveva dato coraggio. Aveva dato forza alla mia gracile e fragile voglia di scrivere. La professoressa che era entrata in prima liceo, scusandosi per il suo ritardo, e subito dopo aggredendoci per il nostro disordine, il caos, il rumore, l'indisciplina di 30 ragazzi lasciati soli a se stessi, in una scuola superiore alla fine degli anni 70, mentre tutti intorno c'erano manifestazioni e poliziotti. Gianfranco Manfredi cantava: "Ma chi ha detto che non c'è?" Qualcosa c'era nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta. E lì, nel nostro liceo, la porta si chiudeva, con gli occhi invelenati di una professoressa che gettava veleno e disprezzo su quello che eravamo. Aveva capelli neri, occhi neri. Parlava in un italiano impeccabile. Nelle prime 10 lezioni ci chiese solo di commentare, fino allo sfinimento, una parola. Non. Era la parola che apriva una poesia di Eugenio Montale. Dovevamo capire perché aveva scelto di iniziare la sua poesia più importante con non. Che cosa significava per lui, per noi, per l'umanità, per la storia della poesia, per la storia del mondo, per le sorti dell'universo. Io non capivo. E poi, forse, capii. Capii che in ogni parola poteva esserci un mondo. Che ogni parola era grande come un mondo, e dunque ogni parola contava in un modo infinito. Quel non era un gesto di ribellione contro quelli che erano troppo sicuri delle loro verità, e in quegli anni venti del Novecento ce n'erano, e come se ce n'erano, e accompagnavano le loro convinzioni con colpi di manganelli o con olio di ricino. Bruciavano tipografie di giornali. Facevano uccidere avversari politici e parlamentari. Quel non era uno sputo contro il poeta più famoso in quegli anni, che iniziava una poesia con "Taci", un ordine impartito al lettore. E lui, quel poeta giovane, fragile, appuntito, musicale, lieve, iniziava con una negazione. Ma tutto questo l'ho capito dopo. In quel momento capii solo che in ogni parola del mondo, ci si poteva tuffare come in un atollo corallino, come nella fossa delle Marianne, nuotando all'infinito. Ed è grazie a quella donna severa se ho fatto il fornaio di parole.